Io non conosco questo dio. E neppure lascerò partire il tuo popolo. Beh, signor Tucker, intanto che fa presa, vado a incipriarmi il naso. Non hai bisogno di una famiglia, hai un lavoro adesso. Mac, non dimenticare di mandarmi la sua parte. Questa me la paghi, Delgado, te ritroverò! Ah, ma c'è un nuovo ordine adesso, il mio ordine. Finalmente sarete voi che vi inchinerete a me! Quel drago non appartiene a nessuno, è una preda libera per qualsiasi cacciatore e diventerà nostro. Ce ne sono due di voi, mostreggiandoli. Avremmo dominato il mondo insieme. Ma adesso tu morirai. La paura funziona sempre. E colpirei ogni predatore di Zootropolis se fosse necessario. Il mio piccolo contadino, ti sei preso gioco di me di fronte al principe, vero? E si è proprio vestito per la cena! Per la mia cena! Ma che adesso ti faccio arrosto, amico mio! Metto qua il fuoco! So che sul pianeta Miuni o da ovunque tu provenga, magari è normale essere stupida, ma nessuna seccante straniera magica metterà in dubbio la mia leadership! Sei bandita dal comitato di supporto! Oh, Chicco, 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 povero Chicco! Non pensa ad altro che a quello scemo di orsacchiotto! Comportati bene o lascerò che Nerone e Bruto prendano il tuo orsacchiotto. O ti strappo la lingua, moccioso. Non puoi proteggerlo, Hogarth. Non più di quanto puoi proteggere tua madre. Guardatevi dal minatore! Sono sempre sotto di voi! E nessuno raggiunge le mie bassezze! L'assassina di Fornai? Complimenti, Wallace! Sei sveglio come un tonno. Ora fai esattamente quello che ti dico, sarà tanto peggio per Fluffy. Non te lo dimenticare, Mattley! È molto importante che ogni fase di questa operazione sia fissata sulla pelle. Ma questo appartiene al passato! Questa volta nessuno! Neppure Besi può mettermi i bastoni tra le ruote. Tutti si inchineranno davanti a me. Silenzio! Andiamo, non è che ci stanno attaccando in questo preciso momento.